Unioncamere Piemonte ha pubblicato i dati sull'export delle aziende piemontesi nei primi tre mesi del 2018. No ai licenziamenti e no ai trasferimenti, è questo lo slogan dei lavoratori e delle lavoratrici di Italia Online in sciopero a livello nazionale. Sono scesi nuovamente in piazza con un presidio davanti alla prefettura di Torino. La guerra commerciale dei dazi si estende pericolosamente alla tavola con le ritorsioni dell'Europa che colpiscono le importazioni dagli Stati Uniti. Giorgio Ferrero, assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, presenta la giornata d'incontro a Torino del Comitato di Sorveglianza Regionale Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvata a larga maggioranza in Commissione Sanità della Regione Piemonte, una delibera che se diventasse legge consentirebbe, in alcuni casi specifici, la mobilità e il turnover dei medici che hanno espresso obiezioni di conoscenza alla legge 194. Una tre giorni di gran successo, quella del carosello del risotto italiano, che si è svolta nella sua versione estiva a Santhià. A Torino una mostra itinerante, Famiglie, mettiamoci la faccia, che fa riflettere sul tema delle famiglie considerate nelle varie forme e peculiarità. Il Piemonte si conferma la quarta regione esportatrice, secondo i dati raccolti da Unioncamere Piemonte, con una quota del 10,6 delle esportazioni complessive nazionali nei primi tre mesi del 2018, il valore delle esportazioni piemontesi di merci ha raggiunto gli 11,9 miliardi di euro, registrando una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Considerato che il valore delle importazioni di merci è aumentato dello 0,5%, raggiungendo quota 8,5 miliardi di euro, il saldo della bilancia commerciale nella nostra regione si conferma positivo, risultando pari a 3,4 miliardi di euro. Un risultato buono, ma a differenza di quanto avvenuto negli scorsi trimestri, nei primi tre mesi del 2018 tra le principali regioni esportatrici, il Piemonte è stata quella che ha manifestato la dinamica più debole. L'export della Lombardia è infatti aumentato del 7,9%, quello dell'Emilia-Romagna ha segnato un più 4,6% e le vendite oltre confine del Veneto hanno vissuto un'espansione del 4,1%. Nel dettaglio è il comparto dei mezzi di trasporto, che genera oltre un quarto delle vendite all'estero della regione, che è stato protagonista della crescita inferiore, registrando una battuta d'arresto di particolare intensità, meno 10,4%, dovuta principalmente ad una flessione delle esportazioni di autoveicoli. Gli altri comparti di specializzazione hanno mostrato variazioni tendenziali positive, in particolare la meccanica è cresciuta ad un ritmo del 4%, l'alimentare ha realizzato una crescita del 7,1%, in positivo anche l'export della gomma plastica, più 7,2%, dei metalli, più 1,8%, del tessile, più 4,7% e della chimica, più 8,1%. A livello territoriale, ad eccezione del capoluogo regionale, meno 11%, penalizzato dall'andamento dei mezzi di trasporto, si evidenziano crescite più o meno intense per tutte le province. Asti registra un'espansione eccezionale delle vendite oltre confine, più 83,7%, spiegata dalla forte crescita della metalmeccanica e del comparto alimentare. Si rilevano invece performance superiori alla media regionale anche per tutte le altre realtà territoriali. Le esportazioni di Alessandria mostrano un incremento dell'11,1%, seguite dal Vercellese con un aumento del 10,6%, Biella 8%, e poi Cuneo, Novara e Verbania con esportazioni attorno al 4%. No ai licenziamenti e no ai trasferimenti. E questo lo slogan dei lavoratori e delle lavoratrici di Italia Online in sciopero a livello nazionale. Sono scesi nuovamente in piazza con un presidio davanti alla prefettura di Torino. Sì, siamo qui a Torino in contemporanea all'incontro che si sta tenendo in questo momento al Ministero del Lavoro con le nostre organizzazioni sindacali e l'azienda. Una delegazione di lavoratori è appunto a Roma a manifestare. Siamo qui parallelamente a Torino per manifestare sotto la prefettura. Qual è la situazione?
La situazione è che il 6 marzo di quest'anno l'azienda ha annunciato un piano di 400 esuberi, di cui la maggior parte a Torino, 250 circa a Torino e 150 nel resto d'Italia, e la chiusura della sede di Torino con il trasferimento di 180 persone presso la sede di Assago, che era già la sede della ex Italia Online, che nel 2006 ha acquisito la vecchia Seat Pagine Gialle. Perché avete scelto di fare un presidio proprio qui davanti alla prefettura? Siamo qui davanti alla prefettura, non è la prima volta che veniamo a presidiare per essere in un punto, diciamo, simbolico della città, dove già altre volte ci siamo trovati, e per dare il nostro supporto ai colleghi che in questo momento sono a Roma a manifestare davanti al Ministero. Questo perché in questi mesi abbiamo chiesto il sostegno delle istituzioni, il sindaco Chiara Appendino, il Chiamparino, il presidente della regione, tramite gli assessori Pentenero della regione e Sacco del comune di Torino, conoscono la nostra vicenda, ci stanno sostenendo in queste ore. Sono anche oggi gli assessori presenti al Ministero insieme alla nostra delegazione, e insomma speriamo che questa vicenda sia portata all'attenzione dell'opinione pubblica, in particolare per Torino, perché sarebbe un altro pezzo importante di lavoro che va via da Torino, perché oltre al licenziamento ci sarebbe la chiusura della sede di Torino con il trasferimento, diciamo, obbligatorio ad Assago. Di fatto sono altri posti di lavoro che si vanno a perdere nella città di Torino. Come avete passato gli scorsi mesi? Gli scorsi mesi sono stati mesi difficili di lotta, di delusione, di speranze, di paura. Sono settimane molto difficili, perché ovviamente ciascuno con la sua situazione, chi era in questa azienda da tanti anni e magari lavora qui da 20 o 30 anni, piuttosto che persone che sono qui da 10 o 15 anni, sentirsi in qualche modo messi da parte da chi dice che questa azienda non era digitale, che ha bisogno di assumere altre persone. In realtà questa azienda circa 15 anni fa ha assunto oltre un centinaio tra ingegneri gestionali, laureati in comunicazione, in economia. La vogliono far passare come un'azienda vecchia, legata, diciamo, a vecchie logiche, alla carta, agli elenchi. Non è così. In realtà da 15 anni la Seat era la più grande web agency d'Italia. Avevamo prodotto più di 100.000 siti per le piccole imprese italiane, quindi questa è un'azienda che è già digitale. Non regge il piano che portano avanti, dove dicono che hanno bisogno di digitalizzare. Questa azienda lo era già. La guerra commerciale dei dazi scatenata da Trump si estende pericolosamente alla tavola, con le ritorsioni dell'Unione Europea che colpiscono le importazioni dagli Stati Uniti di bourbon whisky, mirtilli, succo di arancia, fagioli, mais, burro d'arachidi, riso, tabacco e sigari, che solo per l'Italia valgono circa 30 milioni di euro nel 2017. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla blacklist varata dalla Commissione dell'Unione Europea, che, si legge sulla nota, ha deciso di fare ufficialmente partire le procedure per l'attivazione delle contromisure in risposta ai dazi americani su acciaio e alluminio, con l'obiettivo di farle entrare in vigore da luglio. A rischio ci sono circa 4 miliardi di export agroalimentare made in Italy, spiegano Fabrizio Gagliati, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Riverossa, delegato confederale. Tra i prodotti che potrebbero farne le spese, alcune eccellenze del made in Piemonte, tra cui il riso e il vino. Quest'ultimo, grazie ai suoi alti standard qualitativi, è infatti particolarmente apprezzato negli Stati Uniti, che ne assorbono il 35%, e le esportazioni hanno raggiunto i 200 milioni di euro. È necessario, quindi, scongiurare il pericolo di una guerra commerciale che potrebbe determinare un disastroso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra paesi alleati. Per questo, concludono Gagliati e Riverossa, occorre pensare a norme sul commercio più eque, che non si limitino a considerare l'aspetto economico nelle relazioni, ma che tengano conto anche della sicurezza alimentare dei consumatori e della tutela dell'ambiente. A Torino si è riunito il Comitato di Sorveglianza Regionale e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. I temi al centro di questo appuntamento. Beh, intanto è un punto sull'attuazione del programma. Affrontiamo questo comitato
diciamo, molto più sereni dopo aver raggiunto l'obiettivo di spesa che ha scongiurato il disimpegno. Ricordiamo sempre che la nostra regione è una delle due in Italia che è partita con un anno circa di ritardo. Oggi abbiamo dei risultati confortanti e questo è il momento annuale in cui ci si trova con la Commissione, col Ministero, per fare il punto sul programma, eventuali modifiche e prospettive. Cosa è emerso? Beh, intanto siamo in corso di lavori, ma abbiamo già detto sul raggiungimento dell'obiettivo di spesa, sull'impegno dei fondi che viaggia verso il 90%, e per noi insomma tutto è migliorabile. Però era un risultato non scontato soltanto un paio d'anni fa, in cui con un avvio in ritardo insomma questi obiettivi erano a rischio, oggi sono stati raggiunti. È stata anche presentata la relazione annuale di attuazione dell'anno 2017, di cosa stiamo parlando? Sì, è diciamo lo stato di attuazione, stiamo vedendo le misure ad una, quelle che hanno funzionato meglio, l'adesione, quelle che hanno dimostrato qualche criticità, tutto serve per un continuo miglioramento. Tenendo conto che questi sono fondi importanti per la nostra regione, certo non sono fondamentali per lo sviluppo economico in generale, ma sono importanti per attivare nuovi filoni sulla compatibilità ambientale, sulla sostenibilità delle produzioni, insomma l'agricoltura del futuro e soprattutto i giovani. Anche diciamo, i componenti della Commissione hanno apprezzato il lavoro fatto sui giovani in questa regione perché hanno ritenuto importante sia nei numeri anche nella qualità. Il lavoro ancora da fare qual è? Il lavoro da fare è ancora passare ai pagamenti, che in genere è la fase 2, abbiamo pagato risorse importanti, quasi 200 milioni di euro, adesso bisogna proseguire in questo ritmo di pagamenti perché questo è quello che dà ossigeno alle aziende, soprattutto dopo nella fase post investimento, quando iniziano ad arrivare le richieste di collaudo sui temi anche dell'agroambiente, dove i pagamenti classicamente avvengono in autunno e quindi lì c'è un altro momento importante. Al 31 dicembre faremo il punto vero e credo ci saranno i dati ancora diciamo in fase di miglioramento rispetto a quelli che abbiamo. Una proposta di legge per garantire l'effettivo accesso alle procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza nella nostra regione. Presentata in Commissione Sanità da Liberi e Uguali, la delibera ha avuto il voto favorevole di tutto il Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. E se approvata in consiglio, darebbe mandato ai direttori degli ospedali in cui la percentuale di obiettori di coscienza sull'interruzione volontaria di gravidanza superano il 50% di procedere a pratiche di mobilità e turnover e, se ciò non bastasse, a bandire concorsi ad hoc per medici che pratichino l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 194. A livello nazionale la quota dei medici obiettori è passata dal 58% del 2005 al 70,7% del 2015 e in alcune regioni raggiunge quasi il 90%. Fra gli anestesisti è stabile tra il 45 e il 48%, mentre fra il personale non medico si assesta fra il 45 e il 46%. In Piemonte gli obiettori sono il 67,4%, ma con distribuzioni molto differenti tra le varie province. Al momento non sono ancora emersi pareri sulla proposta di legge regionale di quanti medici, anestesisti o personale non medico hanno espresso la loro obiezione di coscienza alla legge 194. Nella maggioranza invece voce unanime di consensi. Per il segretario di Sinistra Italiana Grimaldi, la legge può dissuadere tanti medici a compiere una scelta più sulla base dell'opportunità che su quella dei propri valori e si felicita dell'ampio consenso ottenuto dalla sua proposta di legge. Per l'assessore alla sanità Saitta, nella regione la richiesta di interruzione di gravidanza è stata garantita e il numero degli obiettori non è tale da impedire
l'attuazione della legge. C'è una sola zona, Novara, dove il numero di obiettori è elevato e l'assessore conclude dicendo che un tavolo di lavoro e l'introduzione di un meccanismo di mobilità possono dare risposte maggiori di quelle attuali. Secondo Davide Bono del Movimento 5 Stelle, in occasione del quarantennale della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, i consiglieri pentastellati hanno votato convintamente in Commissione Sanità la delibera presentata dalla maggioranza. In questo modo si potrà garantire l'applicazione della 194 in maniera uniforme in tutto il territorio piemontese. I 5 Stelle, secondo Bono, hanno anche migliorato il testo attraverso un emendamento che promuove l'attività dei consultori sul territorio piemontese. 900 ingressi, 600 commensali, un quintale di riso cucinato, 15 tipologie di piatti, sul podio dei più gettonati riso venere al gorgonzola, risotto degli alpini in trincea e risotto mirtilli e burrata, 800 porzioni di risotto, 200 di cinghiale e 150 di trippa, preparati dallo chef Gianluca Bellardone e dalla sua brigata di cucina. Insomma, un altro banco di prova superato per il carosello del risotto italiano, andato in scena alla discoteca Beverly Hills di Santià, sotto lo sguardo soddisfatto di Edoardo Raspelli, testimonial con il quale si parla dell'abbinamento tra un riso e un vino bianco della zona come l'erbaluce. Abituati a vedere quando andiamo al ristorante, per esempio, grandi vini rossi piemontesi che si aggiungono al risotto. Il risotto, io sono lombardo tra l'altro, e il matrimonio perfetto invece è l'utilizzo del vino bianco per fare un risotto nelle varie accezioni tradizionali di tutta l'Italia e in particolare l'Italia del Nord. E io credo che, ne sono convinto, che anche gli assaggi me lo dimostrano, me lo confermano, che l'unione di un vino bianco con una discreta acidità, con la morbidezza di un po' di burro o anche di olio di un risotto crei veramente questa sinergia di sapori, questo equilibrio di sapori molto, molto interessante. Invece il sindaco di Santià, Angelo Cappuccio, sottolinea il rapporto tra la cittadina vercellese e il riso. Beh, Santià e il vercellese hanno naturalmente origini legate al riso e quindi naturalmente questa tappa ci onora della presenza anche del dottor Raspelli, che ha scelto appunto di essere qui nella nostra città, e quindi insomma siamo orgogliosi questa sera al Beverly Hills di poter presentare la nostra città, che ha sicuramente origini agricole, che poi naturalmente nel dopoguerra ha visto anche la crescita industriale per l'aspetto che riguarda l'indotto legato alla Fiat e all'industria automobilistica. Una città che naturalmente continua in questa prospettiva, ma che naturalmente prova con le associazioni e con l'amministrazione comunale a rappresentare anche quelle che sono le caratteristiche turistiche della nostra città, e cioè il carnevale storico, la via Francigena, alcuni percorsi che abbiamo voluto e alcune tappe importanti turistiche per fare in modo che la nostra città possa in qualche modo competere con le altre città sotto l'aspetto turistico. Questa tappa ci onora e rappresenta al meglio proprio questo territorio agricolo. Siamo qui riuniti oggi per inaugurare l'ultima tappa del Famiglie Mettiamoci la Faccia, Circoscrizioni Tour, progetto artistico da me ideato e da me voluto per affermare la peculiarità, la bellezza di ogni forma di famiglia, e al di là di affermazioni che, come potete leggere da questa cornice, formazione sociale specifica, sono state coniate e mal si addicono a rappresentare la bellezza, la specificità, la grandiosità del legame che sta dietro ad un'unione che ha tutto il diritto di affermarsi famiglia. Insieme a me ci saranno Associazione Agedo, Casa Arcobaleno, ci sarà la Sindaca Appendino, ci sarà la Presidente della Circoscrizione Carlotta Salerno, la Coordinatrice della Cultura,
Isabella Martelli e anche qualche famiglia che ha messo la faccia per questo progetto che nasce a luglio 2016, ho impiegato 9 mesi per realizzarlo, sono 18 mesi che lo portiamo in giro, oggi verrà esposto per la 17ª volta, si conclude un primo ciclo che si concluderà in realtà a settembre alla Bella Rosin, dove ci sarà la 18ª esposizione del progetto. Tutto questo dopo 18 mesi, quindi 18 tappe in 18 mesi. E quindi niente, siamo molto orgogliosi di averci messo la faccia e di essere qui con la nostra arte, con la nostra musica. Seguiteci perché in realtà non è finita, è un momento storico in cui metterci la faccia è importante. Io l'ho fatto in questo modo, l'ho fatto attraverso delle opere, dei ritratti a gessetto e delle fotografie, cercando appunto di usare tatto laddove penso ne sia mancato tanto e questo tatto appunto credo di averlo restituito attraverso gli strati di carezze che ho messo in questi quadri. Siamo qui all'Ecomuseo oggi, c'è l'ultima parte di questa bellissima mostra, mettiamoci la faccia, anch'io metto la mia faccia per difendere i diritti, per dire che è comunque importante parlare di questi argomenti, soprattutto attraverso l'arte, perché sensibilizza veramente su tematiche su cui dobbiamo riflettere, soprattutto in questi periodi dove tutto è così labile e scivoloso, quindi per noi è fondamentale parlare di questo. Intanto oggi è importante questa mostra che arriva alla tappa finale in cui si ripone al centro una questione che è un diritto che oggi non tutti ancora considerano tale come dovrebbe essere, cioè il diritto della famiglia, delle famiglie e il fatto che ciò che conta nel costituire un nucleo familiare è l'amore che si prova l'uno per l'altro e quindi noi insomma come città ci siamo mossi già tempo fa trascrivendo riconoscimento anche di bimbi e bimbe di coppie omogenitoriali, abbiamo costituito la serata delle famiglie, ma quello che vogliamo ribadire con la presenza qui oggi è che è importante che ci siano mostre come questa perché portano il tema su cui ci si deve interrogare in giro per la città coinvolgendo la cittadinanza, quindi un grazie a chi ha curato questa mostra e un grazie al fatto che oggi possiamo essere qui tutti insieme.